Ciao ragazze, bentornate sul canale YouTube di Trucchi.tv. Oggi vi voglio mostrare gli acquisti che mi sono arrivati da New York. Qualche giorno fa è tornato mio fratello e lo avevo più obbligato che chiesto, di portarmi alcune cosine. In verità la mia lista era molto 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 più lunga, solo che per una serie di venienze non è riuscito ad andare dove gli avevo chiesto, però mi ha portato delle cose molto interessanti. Inizio subito col farvele vedere e bando alle ciance, ve le faccio vedere, no? Allora, ci sono alcune cose provenienti da un drugstore, che è questo drugstore qua. No, questo è Sephora, questo drugstore qui, Duane Reade. Io in verità gli avevo chiesto di andare da Walmart, solo che Walmart non è proprio vicinissimo a New York e dovevano ci metteva un'ora, quindi non era proprio vicinissimo e niente, quindi è ripiegato in questo posto qui che è un Simil Boots londinese, inglese, che c'è tutta in Inghilterra. E vi dico subito che cosa mi ha preso di alcune cose, che alcune cose giuste, alcune cose vabbè. Allora, per prima cosa mi ha preso questo mascara della CoverGirl, che conoscerete tutte. È un mascara famosissimo, super super recensito positivamente da anni, ed è il CoverGirl Lash Blast Volume, e questo qua l'ha pagato non l'ha pagato? Ragazze, non c'è, o sono ciompa io, ma non c'è. Vabbè, amen. Ah, eccolo, 9 dollari e 99. Questo qua non vedo l'ora di provarlo, ha questo scovolo gigante. Va che scovolo, che questo dovrebbe essere... Era uscito più o meno quando era uscito il Maybelline Colossal. Poi è uscito il Colossal. Poi, sempre di CoverGirl, un altro prodotto. Io gli avevo fatto una sfilza di rossetti di CoverGirl, che sono anche questi recensiti super positivamente. E sono questi qua. Questi in questo packaging. Ed è questo qui, è il Bombshell Explosion. Questo qui è un bel fucsia proprio. È proprio un bel fucsia. Vabbè, ve lo rimetto. Eccolo qui, sì, più o meno. Eccolo qui. È proprio un bel fucsia esplosivo, giusto? Proprio il termine giusto. E assomiglia vagamente a Girl About Town. Questo è un po' più strong. Girl About Town è un po' più indossabile, più vestibile, indossabile, ma vabbè, è più sfruttabile, più da giorno. Questo qui è un po' più forte. Questo qua è della linea Nessuna Linea, è questo qui. Tra l'altro CoverGirl, io la trovo, l'avevo trovata una volta a Lugano. A Lugano vendono, in Svizzera, credo in tutta Svizzera, vendono CoverGirl. Solo che ovviamente non hanno i prezzi che si trovano in America. Cioè, in America sono venduti a bassissimo prezzo. Questo qua costa 8,99 dollari. In Svizzera costa tipo sui 12-13 franchi. Mi confondo sempre. E poi un altro rossetto che mi ha preso, questo lo volevo abbastanza, è di Revlon. Probabilmente c'è anche qui, però io gli avevo fatto una lista talmente lunga di alcune cose che erano rivendute anche qui, però magari con il triplo, quadruplo del prezzo, e alcune cose che non c'erano proprio.
Lui quando non è andato da Walmart, ha fatto di testa sua, ha preso quello che ha trovato in questo posto qui da Duane Reade e amen, senza dirmi nulla, vabbè, va bene, va benissimo. Questo qui invece è un bel corallo, un bel corallino proprio per questa stagione. Mannaccia, eccolo qua. Eccolo qui. È idratante, è bello luminoso, quasi è molto morbido molto morbido. Questo qua l'ho provato appena me l'ha portato, me lo sono spalmato. Tipo ero quasi in pigiama e me lo sono spalmato comunque, giusto per vedere che effetto facesse. Tra l'altro assomiglia a un rossetto di MAC che ho acquistato di recente, di una collezione. Quasi identico, peccato che devo andare a prenderlo, ma sono lontana. Se no ve lo facevo vedere. Poi un altro acquisto che mi ha preso, io gli avevo chiesto. Allora, L'Oreal ha messo in commercio una serie di correttori a matitone, molto molto belli, poi super recensiti anche questi positivamente, e si chiamano sempre True Match. Solo che poi, evidentemente, perché lui ha dato la lista e l'ha commessa, ha fatto tutto, però gli ha dato questo qui, che tra l'altro comunque non mi pare si è rivenduto qui in Italia. Questo qua è il Nouveau True Match, correttore Warm Fair, colore Warm Fair, abbastanza chiaro. Sicura, non tanto sulle occhiaie, ma tanto per illuminare un pochino, magari anche la zona periculare, ma dopo aver coperto l'occhiaia, che ultimamente ho le occhiaie, da quando sono rimasta incinta, negli ultimi mesi sono comparse queste occhiaie che non ho mai avuto. Sempre ho avuto problemi di borse, ma mai occhiaie. Boh, vabbè. Poi un'altra cosa fichissima, che questa la volevo davvero tanto, è questa Super CC Più della Physician Formula, questa qua. E ragazzi, questa l'ho provata solo una volta ed è fantastica. È proprio bella. Cioè, fa un effetto favoloso proprio, proprio bello. Di questo io avevo letto tantissime recensioni sul correttore, sempre della stessa linea CC Più. Questo è un bel flaconcino da 35 ml, contiene un SPF 30, quindi è anche perfetta anche per la stagione di adesso, ed è il light medium. Di questa vi farò probabilmente un video, perché secondo me è proprio fantastica per la primavera estate. E voi mi direte: ma dove l'acquisto? eBay. Io ho già visto su eBay, ci sono, si riesce ad acquistare su altri siti, no, perché Physician Formula non è rivenduta da molti siti, almeno io non l'ho mai vista. Se voi sapete indirizzarmi, scrivete pure sotto e sarò molto lieta. Poi, ultimi due acquisti, questi da Sephora, sono stati, allora, Anastasia, questo lo volevo tantissimo. Infatti mi è dispiaciuto quest'anno non poter andare al Cosmoprof, perché sapevo che c'era lo stand di Anastasia. Solo che il Cosmoprof, ciao Romeo! Solo che il Cosmoprof iniziava tipo il 4 aprile. Io il 4 aprile, io ho partorito il 2 aprile, ero ancora in ospedale, era proprio improbabile. E questa qua sono le due polveri di... Scusate, ma c'è Romeo che gioca con i miei elastici. Queste sono le polveri. Queste qua si presentano in questo pottino, ma conoscerete già tutte. Queste sono le polveri che ho scelto. Questa è nella colorazione brunette, mi pare. Dark brown brunette. Queste da Sephora e hanno un costo più o meno di 25 dollari. 25 dollari. E queste ero proprio curiosa di provarle tantissime. Poi, l'ultimo acquisto per cui ho fatto tribolare proprio mio fratello, l'ho fatto un po' trotterellare per tutta New York, in tutte le Sephora di New York. Eccolo qua, Romino. È andato. E è stato
questo qua, che è una delle nuove palette di Kat Von D. Sono uscite tipo da 3 settimane in America. Kat Von D da noi ovviamente non è rivenduta. Il terzo mondo del make-up, l'Italia. È vero. Sono, cioè, i marchi arrivano con anni di ritardo. Vabbè. Questa qua si presenta in questo packaging molto grazioso. È in cartone duretto, tipo naked, tipo le palette di Benefit o di Too Faced, quelle vecchie. E questi sono i colori. Sono uscite due varianti di queste palette. Questa è, oddio, la Monarch, che è quella che non mi piaceva perché è proprio per bionde, con tutti i colori caldi, aranciati, marroncini, e su di me era proprio una schifezza. Questa qui, cioè, questa è la, si chiama, non mi viene, Crystallize. È la Crystallize, eccola. C'è scritto qua. C'è scritto qui. E questa mi piace davvero tantissimo. Infatti era sold out in tipo 3 Sephore, no, in 2 Sephore, e l'ha preordinata e poi non so per quale santo ha fatto in tempo ad andare a prenderla. Questa la volevo tantissimo. Poi le avevo messo anche altre alternative, però non mi piacevano. Volevo una palette di Tarte, ma Tarte in questo periodo non ha niente di che. Aveva delle palettine che non piacevano. Questa invece mi piace tantissimo. E niente, ragazze, questi sono tutti i miei acquisti di New York. Io non ci sono andata, però vabbè. Vi farò vedere sicuramente l'applicazione della CC di Physician Formula. Quella mi piace tantissimo e ve la voglio proprio far vedere. E magari vi ricerco direttamente il rivenditore nel caso. Se non trovo un rivenditore, ovviamente è anche inutile, a meno che non state organizzando un bel viaggetto a New York. Allora sì. E niente, ragazze, vi saluto.